Un caro saluto a tutti gli amici di Social Hub, pagina Facebook con la quale ho iniziato una piacevole collaborazione, e pertanto invito tutti coloro che mi seguono a guardare questa pagina. Mettete un like e non ve ne pentirete. Grazie, grazie. A tutti i miei amici, il mio buongiorno. Questa sarà una moto passeggiata diversa dal solito, in quanto avrò un ospite particolare. Mia figlia Marta sarà con me. E oggi andremo in un borgo in provincia di Pescara che si chiama Pesco Sansonesco, dove andremo a visitare il santuario di San Nunzio Sulprizio. E inoltre ci sarà anche il borgo di Pesco Sansonesco Vecchio. Bene amici, arrivederci a più tardi, ma prima di lasciarvi vorrei ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al mio canale e tutti coloro che già lo sono da diverso tempo e che continuano a seguirmi. In tal modo sostenete il mio progetto, che ripeto ancora una volta è quello di far conoscere l'Abruzzo, che troppo spesso è sconosciuto, le sue bellezze sono nascoste ed io ve le voglio far vedere, far conoscere. Perciò invito tutti coloro che stanno vedendo il mio video e che non sono iscritti al mio canale ad iscriversi per sostenermi in questo progetto. Grazie a tutti, buona giornata e ciao! Ciao, ciao. Siamo arrivati al santuario di San Nunzio Sulprizio. Siamo appena arrivati a Pesco Sansonesco in provincia di Pescara. Ci apprestiamo a visitare il santuario del Beato Nunzio Sulprizio, di cui poi vedremo anche il luogo in cui lui svolgeva l'attività lavorativa quando era ragazzo nel paese vecchio, il paese Pesco Sansonesco Vecchio, che è poco distante da qui. Thank you.
puntata, proseguiamo nella visita di Pesco Sansonesco Vecchio, dove troveremo anche la bottega dove lavorava San Nunzio Sulprizio. Qualche attrezzo di lavoro che ancora è conservato all'interno.